Allora, se il 5 agosto veramente non avete nulla da fare, venite a vedere questo spettacolo perché ne vale veramente la pena. E purtroppo c'è anche Marco Masini, perché sarei venuto volentieri solo io, però alla fine. Quindi ci sarà anche Marco Masini. Quando è Marco? Il 5 di agosto a Messina, però anche se avete qualcosa da fare, fate una cosa, venite lo stesso, nel Venite senso che uguale, ve lo portate. rimandatelo, allora Dice, io c'ho rimandatelo. da lavorare, ti porti il lavoro Te lì e lo fai lì. lo porti lì e poi continui, tanto vedrai che troverai il modo di lavorare mentre ci guardi e troverai il modo di portare in fondo tutto quello che hai da portare in fondo. Parte un giro insolito. Uno Sì, strano giro, oltre sì. uno strano giro dopo uno strano incontro. Partite il 12 luglio, il 5 agosto sarete da noi a Messina. Ce lo raccontate questo strano incontro intanto? Guarda, in realtà è uno strano incontro che viene da lontano, perché insomma noi ci siamo conosciuti molti, molti anni fa, frequentando la malavita dello spettacolo toscano, insomma, per intenderci Carlo Conti, Pieraccioni. Abbiamo cominciato a lavorare insieme nelle televisioni private, lui veniva ospite da noi, era già un cantante affermato, noi cominciavamo a fare le prime trasmissioni, lui veniva ospite, capito? Faceva l'ospite, arrivava, capito? Con la scia di collaboratori, donne, l'harem, il primo telefonino, quello là, portatile, l'ho visto a lui, quindi già era il Nokia con l'antenna, il Nokia con con l'antenna, l'antenna, esatto, sì. sì, era Con proprio quando si l'antenna che dice. ti precedeva perché erano delle Esatto, si robe. chiamava telefonia mobile perché era un mobile del 400 che si portava dietro. Capito? E quindi niente, e quindi ci conosciamo da tanto tempo. Poi ci siamo anche frequentati nella vita, in tutti i giorni, siamo andati in vacanza insieme, abbiamo organizzato cose insieme. Quindi, sai, lì ti rendi conto che la persona che c'è dietro al cantante ovviamente è divertente, è una persona spiritosa, no? A dispetto delle canzoni che possono far sembrare sempre disperato, capito? Sempre incazzato. In realtà Marco è una persona brillantissima, divertentissima, un amico con il quale passare le vacanze proprio. E quindi mi è sembrato carino poter far vedere alla gente che dietro a questa, capito, a questo, c'è un personaggio divertente ed è per questo che sul palcoscenico ci divertiamo, perché no, ci divertiamo sia a scrivere questo spettacolo che sicuramente a farlo. Perché? Perché condividere un comico che condivide il palcoscenico con un cantante, il cantante non può essere De Gregori, per esempio. D'altra parte, Marco, hai scoperto che invece quello veramente drammatico è Giorgio. In realtà tu non sei esattamente soltanto le tue canzoni. Invece Giorgio è soltanto i suoi spettacoli, oppure lui ha scoperto un uomo divertente e tu uno drammatico? No, secondo me non esiste né il divertente né il drammatico. Nella vita bisogna essere un po' tutte e due, nel senso che bisogna prendere certi momenti con grande profondità, con grande sensibilità e certi altri con grande leggerezza, anche per superare certe difficoltà. Giorgio, come me, ha vissuto una vita fatta di grandi successi, di grande gloria, di grandi dolori, di grandi sofferenze, di grandi difficoltà. E per superare certi momenti bisogna avere una mentalità aperta, aperta a 360 gradi, e credo che sia questo un po' il segreto della nostra unione, vedere la vita in questa maniera e poterla affrontare attraverso le nostre canzoni, attraverso i nostri monologhi, attraverso le nostre parole, la nostra musica, in maniera che si completi tutto e si possa arrivare alla gente con una risata e con un'emozione per far vivere quello che si può trasmettere al massimo alla gente. E quindi credo che sia funzionale per questo il nostro spettacolo, proprio perché insieme abbiamo vissuto momenti dove leggerezza e riflessione hanno convissuto e possono convivere ancora. Esatto. Uno sguardo attento, ma punti di vista differenti. E in questo spettacolo, chi ha invitato chi? Lo spettacolo è nato da una mia idea, dove a un certo punto, dopo tanti anni di spettacolo da solo, mi sono detto devo fare qualcosa di diverso e ho detto mi ci vorrebbe un cantante, perché mentre io mi vado a cambiare fra un personaggio e un altro, mi serve qualcuno. Stavo pensando a un pianista di piano bar, mi sarebbe anche bastato un pianista di piano bar,
Poi ho detto no, voglio invece qualcuno che tenga su l'attenzione del pubblico mentre io non ci sono sul palco. E allora ho chiesto un po' in giro a tanti cantanti, ma erano tutti impegnati, hai visto, sono tutti in coppia, ora vanno in giro così. Quindi non c'è stato verso di trovare qualcuno che venisse a fare lo spettacolo con me. Si era liberato Masini, l'unico che mi ha detto di sì è stato lui, e di questo io gli stavo sempre... No, è la quarta, quinta scelta, devo essere sincero, dico la verità, perché in amici, quarta, quinta scelta, alla fine probabilmente insomma è stata la scelta giusta, però insomma non è stato ecco semplice. Prima ho chiesto un po' in giro, si è liberato lui, mi è toccato lui, quindi lo spettacolo è nato così, ecco. E poi chiaramente adesso, mentre lui farà, ovviamente il pubblico non si annoierà sicuramente con lo spettacolo, perché farò tutti i miei pezzi comici, e poi mentre Marco canta abbiamo organizzato una tombolata, la gente all'ingresso prenderà le cartelle e io faccio l'estrazione dei numeri nel momento che lui canta, quindi uno può anche vincere qualcosa, capito? Ricchi premi e Cotillon. Non ha detto però che canta anche lui, Sì. E questo per noi è stato un colpo al cuore, nel senso che... Canta anche lui con te? Canterete insieme? Non si può dire, sì, anche non si può dire. E infatti noi avevamo previsto uno spettacolo dove c'era stato proposto anche un ottimo budget per far sì che la gente potesse anche ammirare certi effetti speciali, luci e varie cose, che però abbiamo dovuto spendere tutto in un autotune da oltre 35.000 euro per far cantare Giorgio. Quindi purtroppo saliremo sul palco abbastanza nudi, tra virgolette, e questo budget l'abbiamo già speso tutto. Però ecco, insomma, siamo riusciti anche a fare in modo che la sua voce potesse competere. Pensavo l'avesse speso con la mia. Della tombola. No, quello è più un... No, te lo immagini, Marco, che io faccio l'estrazione 77... Capito? Faccio l'estrazione con l'autotune. L'estrazione con l'autotune. Ma lì stiamo attenti anche ai nostri prodotti. Infatti i fagioli sono tutti presi dall'orto di Giorgio con chilometri zero. A chilometri zero, e quindi insomma abbiamo anche... Abbiamo anche posto l'attenzione sul sociale, su quello che è comunque la difesa dell'ambiente in questo momento particolare, insomma, che stiamo vivendo. Quali saranno i temi dello spettacolo? Perché così a occhio e croce da spettatore medio, conoscendo un po' i personaggi di Giorgio, conoscendo un po' il repertorio di Marco, come si incroceranno, come si intrecceranno? È semplice, perché come abbiamo detto prima, ci siamo resi conto scrivendo questo spettacolo che le cose che abbiamo in comune sono tante, nel senso abbiamo tanti argomenti in comune, ma insomma non perché siamo Marco e Giorgio, ma perché la vita è così, nel senso che gli argomenti sono quelli, il comico prende in giro i nostri modi di essere, le nostre attitudini, le nostre meschinità in alcuni casi, le cose che ci fanno divertire, insomma alla fine noi siamo un pochino così, parliamo dell'amore, io per esempio nei miei monologhi sono dei momenti in cui racconto anche il mio modo di vedere quello che accade in amore, insomma tutte cose che per una sorta di, come dire, di concomitanza sono le cose che canta anche Marco. E quindi faccio un esempio per dare un esempio al pubblico di che cosa si aspetterà. Magari ci sarà intanto un incontro tra Renato Zero e Marco Masini, no? Questo è una cosa che ci sarà, perché Renato andrà a cercare Marco per fare insieme una tournée, perché hai visto che adesso sono tutte coppie, c'è, capito, Ligabue, Renga con Neck, e poi De Gregori con Venditti, eccetera, eccetera. Quindi cercherà di fare di mettersi insieme, magari proponendogli di fare tutte le canzoni di Renato e una di Masini, per dire, no? Oppure, che ne so, c'è un momento in cui Marco canta Cenerentola innamorata, io ho il mio modo di vedere le fiabe, che sono molto più cattive di quello che ci hanno sempre rappresentato fino adesso. Insomma, sono tanti argomenti che legano, capito? E poi tante cose che invece facciamo anche insieme, non solo di rimando, ma anche insieme, create e scritte insieme. Insomma, c'è un inedito di Marco Masini dove canto anch'io, che
tutto da sentire, tutto da ascoltare. Ma il clima sarà quello di una sfida, perché già il titolo in qualche modo lo anticipa, certo. Panariello versus Mazzini. Certo. Poi tra l'altro a Messina vi esibirete in un'arena, che è anche suggestivo, una sfida dentro un'arena. Il clima sarà quello? Sarà ovviamente di sfida, certo, sarà un clima di sfida, ma anche di confronto, perché la gente sarà partecipe a quello che noi raccontiamo. La sfida è un modo per esprimere al massimo i due punti di vista estremi, no? Ma poi alla fine la vita si può vedere, ognuno di noi ha miliardi di punti di vista sulla vita a seconda del momento, il momento storico, dell'età, della crescita, dell'evoluzione, del tempo e di tutto ciò che comunque gli eventi che poi alla fine arrivano e succedono per la formazione stessa di ognuno di noi. Quindi la vita si può raccontare in miliardi di modi e per raccontarla non c'è bisogno di essere triste, allegri. Bisogna solo amarla. Quando la si ama, la vita la si racconta come la racconto io, come la racconta Giorgio, come la racconta chi veramente la vive e chi veramente la sente. Voi eravate mai stati a fare spettacoli a Messina? Giorgio sì. No, io a Messina sì, però non in quell'arena. Non in quell'arena? Anch'io negli anni 90, ma non in quell'arena. Quindi, una prima volta per entrambi, quantomeno lì in quel contesto, sarà un esperimento che continuerà questo della vostra collaborazione o ne avete già abbastanza? Secondo me, allora, la cosa da fare intanto è portare in scena questo spettacolo e capire, no? Perché, sai, non è detto che quello che fa divertire noi poi alla fine possa far veramente divertire la gente, no? Non è sempre scontato. Normalmente lo fa, perché normalmente... Quando mi diverto io ai miei spettacoli, normalmente si diverte anche la gente. Quando io percepisco che una battuta è sbagliata, anche la gente non la prende, chiaramente. Invece l'altra cosa che secondo me è importante dire è che i fagioli li dovete portare voi, perché lui ha parlato di produzione dei fagioli, però secondo me se ve li portate da casa, perché non fanno in tempo... No, ma perché il clima piove? Allora, se i fagioli se li porta da casa, Marco, risparmiamo un sacco di soldi di coltivazione e uno vedi, io faccio capito, e se li portano da sé. Vedi, pensavi fosse generoso e invece poi alla fine si sgretola e poi mette a nudo la sua vera identità. Questo è va bene. Si è rivelato per quello che è. Anche esatto. I fagioli li facciamo portare. Esatto. Va bene, fagioli, lenticchie, insomma, quello che quello noi siamo più lenticchie. Va bene qualsiasi cosa. Grazie ad entrambi e allora ci vediamo per questa prossima estate messinese. Oh, ciao! Guarda che personaggio che è questo. Ciao. 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 Vi aspettiamo il 5. Ciao.